Jedi e Migliorini in quel senso della intervista doppia. La Jugoslavia arriva al derby sentitissimo con la Salernitana dalla vittoria di un altro derby, il quinto conquistato stagionale in casa contro il Savoia, anche frutto di un po' di fortuna con i due gol su deviazione. Questa trasferta salernitana, quindi questo nuovo derby, questo orario insolito di mattina alle 11, come si sta preparando la squadra e qual è lo stato d'animo dell'interno? Lo stato d'animo è sicuramente carico, ma allo stesso tempo, come ho citato, tranquillo, diciamo, prepariamo la nostra settimana in maniera tranquilla, senza troppa ansia, perché comunque si rischierebbe di arrivare un po' troppo, diciamo, scarichi, no? E quindi niente, stiamo preparando la nostra settimana al massimo delle nostre condizioni e in un orario, come hai detto te, abbastanza insolito, perché comunque giocare alle 11 della mattina anche organicamente forse non è il massimo, però comunque siamo derby importantissimi, siamo felicissimi di giocare e continuiamo, speriamo di continuare comunque a dare importanza a questa striscia positiva consecutiva di risultati. Sotto questo piccolo punto di vista voi state praticamente, vi siete organizzato ad avere la colazione prestissimo di mattina, sono arrivato cominciare già la mattina alle 6.30 per comunque mettervi un momento in condizione di poter affrontare una partita insolita per comunque un campionato professionistico a partire da quest'anno ad un orario abbastanza inusuale. Sì, naturalmente bisogna un po' adattarsi a quello che si decide, quindi come ho già detto organicamente gli orari saranno tutti naturalmente anticipati, perché comunque ci sono delle tappe anche a livello alimentare importanti, quindi da fare la colazione presto a pranzare insolitamente a un orario tipo le 9, almeno 2 ore prima, capito, poi 2 ore di prima. Comunque assolutamente la stessa situazione che vale per noi vale anche per l'avversario, vale per loro, quindi va bene così. Tu sei comunque uno degli esperti, dei tra virgolette nonni di questa squadra, anche se l'anno scorso per 6 mesi non hai fatto parte di questa squadra. Il discorso societario che sarebbe impostato quest'anno comunque con Mr. Pancalo, che ha avuto a disposizione con le squadre più giovani per poter disputare un campionato tranquillo di salvezza, si sta trasformando in una delle forse più rose aspettative nella quale nessuno addetto ai lavori poteva mai immaginarsi. Ecco, voi nella vostra testa c'è il pericolo domenica di sottoscrivere il rigido andando ad affrontare la prima in classifica che è vista da voi praticamente sul punto? Guarda, io penso che parlando per noi assolutamente non siamo consapevoli, penso che stiamo acquisendo consapevolezza dei nostri mezzi tra i nostri risultati, che è l'unica cosa che conta nel calcio. Continuiamo la nostra, come ho detto, striscia in maniera, speriamo di continuare assolutamente in maniera positiva, andando a giocare in una delle squadre più forti del campionato, se non la più forte, attrezzatissima. E niente, assolutamente, come ho detto, speriamo di assolutamente fare risultato. Poi come hai detto te, diciamo che quest'anno ha voluto una sorta di amalgama importantissima, con la collaborazione normale fra la società e il mister, ma soprattutto quelli che sono, diciamo, tra virgolette, gli anziani, capito così, e i giovani, piuttosto direi molto bravi, che stanno veramente dimostrando di giocare in una piazza sicuramente importante. Dopo un anno difficile, stanno dimostrando di avere una personalità veramente grande e niente, quindi speriamo di continuare così. Senti, voi oltre ad essere davvero un gran gruppo in campo, siete un gran gruppo anche fuori, state sempre quadrato sotto un certo profilo, avete molto spesso anche comunque interazioni che vanno al di là del campo. Quest'anno si è creata una manca, ma che davvero mancava probabilmente a questa società da anni a livello di voi calciatori. Sì, sicuramente, è anche una questione dove in maniera naturale, un po', diciamo che forse è anche normale che comunque quando arrivano i risultati, queste serie di cose, è normale, ti gioisci molto di più, no? Assolutamente. E quindi questa è assolutamente una bellissima cosa che ci portiamo, diciamo, anche di fuori. Poi se posso allacciarmi anche un po' al discorso, capito, determinate cose, e parlando a me anche della squadra, comunque totalmente della squadra, scherzando, no, si riporta determinate cose su Facebook, è un po' indirizzato a voi questo messaggio, no? Dico in generale. Determinati nostri scherzi fra di noi, se si potrebbero, comunque posso dire, enfatizzare, non so se la parola è giusta, se si di potrebbero... È un appello della squadra, assolutamente. Io sono il vice capitano e quindi parlo a nome della squadra. Quindi è padre, Assolutamente, diciamo che
se si può evitare comunque determinate, perché purtroppo dopo nello scherzo gli avversari potrebbero, si potrebbe comunque offendere qualcuno, quindi assolutamente vorremmo evitare queste cose. Sì. Quindi chiediamo la vostra collaborazione, sinceramente. Quindi.